testimonianza di Guido Salvini. Mi ha colpito particolarmente la testimonianza di Guido Salvini, un po' perché anch'io frequentavo un liceo borghese, non a Milano, ma comunque frequentavo un liceo borghese e sono molto vicina come età, perché loro molto cavallerescamente mi hanno tolto un anno, quindi io compaio come se fossi nata nel 55, ma in realtà sono nata nel 54 e nel 69 facevo il quinto ginnasio. Dicevo che mi ha colpito molto la testimonianza di Guido Salvini, anche se paradossalmente io, pur avendo 15 anni, avevo iniziato a far politica già da un anno, appena arrivata al liceo nel 68, perché il 68 è stato un anno un po' particolare, diciamo, e quindi ho avuto questa possibilità. E mi ha colpito molto anche quello che aveva detto Guido Salvini a Milano nella prima presentazione, perché Salvini, parlando dei suoi ricordi, della memoria, della sua scelta di diventare, di seguire in qualche modo la carriera che era già stata di suo padre, dice però una cosa molto interessante, che bisogna essere capaci di riconoscere il fascismo odierno. E secondo me questo elemento è importantissimo anche in questa narrazione che abbiamo cercato di fare, no? Perché prima diceva Luigi, c'è una storia, la strage di Piazza Fontana, ci sono tante storie che si intrecciano, perché la strage di Piazza Fontana, Pinelli, Calabresi, cioè riaffiorano tante cose in questi racconti e nelle vostre interviste, che ripeto erano interviste molto in profondità, perché appunto cercavate di scavare e di non accontentarvi della prima risposta. Una cosa secondo me sia nelle interviste di chi in qualche modo può essere ritenuto appartenente alla destra, sia di chi continua a essere nell'ambito della sinistra, è chiaro a tutti che ci sono stati, c'è stata una connivenza dello Stato in questi nella strage di Piazza Fontana, e al di là di quello che hanno poi detto i processi, perché giustamente prima si diceva l'amaro in bocca, ma in qualche modo la verità giudiziaria c'è stata, e che poi non si possono processare due volte Freda e Ventura, è un fatto, ma in qualche modo sono stati riconosciuti, intanto sono stati riconosciuti colpevoli a Catanzaro in modo molto chiaro. Poi ci sono stati ulteriori ristaggi, ma comunque su quella verità secondo me c'è poca discussione, e tutti, anche chi è di destra, riconosce che la matrice era fascista e che c'è stata una convivenza dello Stato. Quindi, per continuare sul, un po' diceva prima Fabio, parole che sono anche luoghi comuni, sottotitolo La perdita dell'innocenza, ma ricompare moltissimo, più volte, svolta, spartiacque, ferita aperta. Io penso che non siano dei luoghi comuni. Effettivamente la strage di Piazza Fontana, l'uccisione di Pinelli, tutto quello che ne è conseguito sono ferite aperte, sono ferite aperte per tutti quanti noi. Ci sono qui intervistate anche dei parenti delle vittime. Io penso che i parenti delle vittime sono vittime se stesse, naturalmente, ma come dire, tutti quanti noi siamo stati un po' vittime di
questa strategia della tensione che ha portato poi a, alla strage di Piazza Fontana, in seguito anche agli attentati di Bologna e tante altre cose. Perché dico che tutti quanti noi siamo stati un po' vittime? Noi che eravamo giovani a quell'età siamo cresciuti con questo peso enorme, questo macigno enorme. La mia adolescenza è stata veramente segnata da questi eventi e credo così. Ci sono tanti altri che sono nati più o meno negli anni in cui è nato Luigi, in cui sono nata io, in cui è nata Susanna Capurso. Sono moltissime le persone che erano studenti in quel momento e che raccontano di sé come di una ferita che hanno ricevuto in quella occasione. E l'altra cosa che mi colpisce, e mi piacerebbe che ne parlaste, voi nella prefazione ricordate una frase usata dalla, da Francesca Vendena, che praticamente a qualcuno che gli chiedeva come mai da Milano era andata a Catanzaro ad assistere al processo a Valpreda, nonostante ci fossero tanti chilometri e mezzo, che lei risponde una frase che effettivamente segna anche lo sguardo con cui leggiamo il libro. Lei dice: voglio giustizia perché voglio sapere e chi perdonare. Quindi lei cerca giustizia per sapere chi sono i responsabili di quella strage, ma già come dire, ben predisposta a, al perdono. Allora, anche perdono non è una parola che mi appartiene particolarmente, però questo sentimento che io chiamerei più giustizia riparativa, insomma, che perdono, qualcuno lo chiama riconciliazione, io penso che la riconciliazione non ci possa essere, però ci può essere una giustizia che ripara le ferite.